Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo ad occuparci dell'emergenza Covid-19 mentre cresce la preoccupazione perché salgono i positivi nella nostra regione. I dati però dicono che l'Abruzzo è in linea con il trend nazionale. Ne sentiamo di più ascoltando l'intervista rilasciata al nostro Paolo Renzetti dal dottor Alberto Albani, che è al vertice, lo sapete, della task force regionale che sta gestendo da marzo ormai l'emergenza Covid-19. Vediamo insieme il servizio. C'è l'aumento di positivi nella nostra regione, ormai costante da diversi giorni. È un trend in linea con quello nazionale oppure c'è da essere preoccupati? È un trend in linea con quello nazionale, più che un trend ormai è un dato consolidato. Abbiamo un numero di positivi che oscilla intorno ai 90-100 persone al giorno e questo è un dato che se da una parte può allarmare, dall'altra noi ci conforta perché significa che stiamo pescando bene, cioè nel senso abbiamo messo molte reti, quindi peschiamo molti pesci e questo ci consente di individuare i focolai, di individuare i pazienti che sono positivi, quindi metterli in isolamento e quelli che iniziano a presentare dei sintomi, iniziare precocemente un trattamento e quindi trattarli a casa e non farli ricoverare in ospedale. In una prima fase abbiamo avuto focolai dovuti al rientro, cioè dalle ferie, dalle vacanze. Oggi sono particolarmente numerosi i focolai che si sviluppano all'interno delle famiglie. Questo perché c'è stato un periodo in cui si è avuto purtroppo un abbassamento del livello di guardia, quindi con feste in famiglia, con comunioni, compleanni, quindi questo ha fatto sì che circolasse il virus in maniera più importante. In commercio sta per uscire un test che consente con un unico tampone di vedere se si tratta di influenza o di virus invece di un coronavirus, per cui questo ci consentirà con un solo test di fare la diagnosi differenziale. L'unica però arma che noi abbiamo oggi è quella del distanziamento sociale, l'uso delle mascherine e il lavaggio frequente delle mani. Se noi siamo attenti a queste tre cose, riduciamo sia l'impatto dell'influenza sia l'impatto del coronavirus. Attualmente non è previsto nessun lockdown neanche parziale, cioè le famose zone rosse, perché non ci sono gli indicatori, non ci sono le condizioni per farlo. Se dovessero esserci nel futuro, chiaramente lo prenderemo in considerazione, ma oggi attualmente non ci sono queste indicazioni. Sono invece allo studio altre misure, come quello probabilmente di reintrodurre una limitazione degli ingressi nelle residenze per anziani o dei pazienti fragili, proprio per impedire l'infezione di questi pazienti particolarmente vulnerabili. E se a marzo, nella prima fase dell'emergenza, in Abruzzo la provincia dell'Aquila era stata quella meno colpita, adesso a preoccupare proprio la zona dell'Aquilano con i diversi focolai che si stanno sviluppando e che si sono sviluppati nei mesi scorsi, alla luce dunque dell'aumento dei contagi nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Nel giro di pochissimo entrerà in funzione il reparto di pneumologia Covid che era stato chiuso nel mese di giugno al termine della prima ondata, come vi ho detto, dell'emergenza. La misura si è resa necessaria anche perché nella notte c'è stata una decina, ci sono stati una decina di ricoveri di positivi al coronavirus con sintomi. I posti letto in questo primo modulo sono 24 nell'ospedale dell'Aquila. Sono già occupati da malati Covid 20 posti letto nel reparto di malattie infettive, nel reparto di terapia intensiva aperto da 2 settimane nel cosiddetto polo del G8 invece sono ricoverate 4 persone. Nella notte c'è stata appunto questa ondata di ricoveri. Stiamo per aprire il reparto Covid che avrà una dotazione iniziale di 24 posti. Ha spiegato all'ANSA il direttore sanitario dell'ASL provinciale Sabrina Cicogna, la quale ribadisce la raccomandazione rispetto al fatto che l'azienda raccomanda prima di prendere iniziative personali autodiagnostiche di ascoltare il medico di famiglia. Dunque l'appello, lo avete ascoltato anche da Albani, è sempre lo stesso, quello di fare attenzione al distanziamento, di indossare la mascherina e di lavare frequentemente le mani. Andiamo avanti adesso con il nostro telegiornale, voltiamo pagina e ci occupiamo di ricostruzione. Finalmente
prende il via la ricostruzione del centro Italia. Queste le parole del commissario straordinario Giovanni Legnini, che ha appena firmato l'ordinanza 108 con la quale si introducono novità sostanziali per l'apertura dei cantieri, procedure semplificate, nuovi compensi per i professionisti e opportunità offerte dal super bonus, il famoso 110%. Allora andiamo a sentire di più nel servizio di Tania Bonnici Castelli. Arriva una svolta nell'iter burocratico per la ricostruzione nel cratere sismico del centro Italia e in primis in Abruzzo. Giovanni Legnini, commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016, ha appena firmato l'ordinanza 108 che stabilisce nuovi compensi per i professionisti, domande semplificate per i danni lievi e super bonus 110% per integrare il contributo. L'ordinanza, condivisa unanimemente dalla cabina di coordinamento con i presidenti delle regioni e i rappresentanti dei sindaci, stabilisce finalmente una procedura semplificata per la presentazione delle domande di riparazione dei danni lievi, la cui scadenza è fissata entro il 30 novembre. Soddisfatto Legnini. Per il commissario il nuovo accordo con i professionisti della ricostruzione, insieme alle disposizioni introdotte per agevolare la presentazione delle domande per gli interventi di immediata riparazione e alla nuova procedura semplificata di recupero e rapido esame delle vecchie domande giacenti da tempo, hanno un solo significato: dare il via alla ricostruzione del centro Italia. Grazie a questa ordinanza sarà inoltre molto più agevole evitare gli accolli di spesa a carico dei cittadini mediante l'utilizzo del super sisma bonus. Le nuove tariffe erano attese da tempo dai professionisti e ora ci sono tutte le condizioni perché i tecnici accelerino la presentazione dei progetti e si aprano i cantieri. Ulteriori ritardi, data anche la forte semplificazione delle procedure, sarebbero ora, secondo Legnini, davvero incomprensibili. Dona capelli. Questa è l'iniziativa solidale voluta dall'associazione culturale I Colori della Vita. Grazie al protocollo sottoscritto, le pazienti oncologiche potranno ricevere parrucche in maniera gratuita. Vediamo insieme il servizio. È un'iniziativa importante promossa da un'associazione di volontariato che è sempre vicina alle istituzioni. È finalizzata a una banca di raccolta di capelli, ma questo è solo un inizio, uno stimolo a far sì che la Regione si faccia carico attraverso una proposta di legge presentata proprio nell'ambito del Consiglio, che diciamo dal territorio è molto ben voluta e sentita, una proposta che porta alla possibilità alle donne di avere l'acquisto quindi delle protesi, dei capelli nel momento in cui c'è purtroppo la caduta dei capelli dovuti al risultato della chemioterapia. Noi siamo nati nel 2009 con una struttura a Pescaracolli e il progetto diciamo iniziale, che comprendono tanti progetti, e dal nome Il Sorriso nel Cuore, che è un progetto rivolto alle pazienti in cura oncologica e ai loro familiari. In questo progetto è previsto il dono della parrucca, il supporto alle pazienti oncologiche e tutto il supporto estetico con parrucchiere ed estetiste. Noi siamo accreditati dalla Regione, dalla ASL, addirittura nella ASL di Pescara abbiamo anche strutturato un altro progetto, Beauty Lab, proprio a supporto delle pazienti dentro, proprio ricoverate in ospedale. Dona Capelli rientra in questo progetto ed è appunto un progetto di solidarietà dove le persone, le donne in questo caso, anche gli uomini, perché abbiamo avuto anche degli uomini che avevano i capelli lunghi e hanno tagliato i capelli, tagliano i capelli tramite i loro parrucchieri oppure contattando noi, lo donano all'associazione, e noi avendo fatto un accordo con un'azienda, l'azienda li tramuta in parrucche che noi doniamo a loro volta alle pazienti in cura oncologica, perché purtroppo la caduta dei capelli per una paziente oncologica è un cambio fisiologico, è la malattia nella malattia stessa, quindi è un aspetto molto molto importante assolutamente da non sottovalutare. Noi attraverso i capelli che i parrucchieri, e grazie anche soprattutto alla CNA che mette in contatto il parrucchiere con noi, realizzeremo poi delle parrucche per tutte le donne che ne avranno necessità.
Ora cambiamo argomento. Con la consegna degli esposimetri d'oro è calato il sipario sulla 25esima edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzio. Andiamo a Teramo nel servizio. Buonasera, buonasera a tutti da Antonella Salvucci e benvenuti alla 25esima edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzio. Con la consegna degli esposimetri d'oro è calato il sipario sulla 25esima edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzio, nell'anno del centenario della sua nascita. Ha condotto la serata Antonella Salvucci, coadiuvata dal presidente della giuria del premio, il critico cinematografico Stefano Masi. Madrina della manifestazione, Vanessa Gravina. Il primo film correva l'anno 1985, io ero molto molto giovane, fu una nomination al Nastro d'Argento come migliore attrice esordiente perché era il primo film. Era un film di Risi. Un film di Marco Risi, sì. Ecco, che rapporto ha avuto in tutti questi anni con loro? Allora, ne parlavo proprio poco fa col maestro Sergio Doffrizzi, che sarà premiato tra gli altri questa sera, che raccontava proprio del perché della luce. La luce è qualcosa che poi, diciamo, prescinde dal mestiere, un racconto dell'anima, no? Io tutti li ho amati perché è chiaro, come dei figli, però due in particolare, Detenuto in attesa di giudizio e Il banchese del Grillo. Questi sono i due film che tengo nel cuore più di tutti gli altri, insomma. E c'è una ragione, perché il primo, Detenuto, con Alberto Sordi, insomma, per me è stato molto importante, anche perché ho fatto un tipo di fotografia molto contrastata, no? Tant'è vero che Alberto, quando ha preso confidenza con me, dice che gli era piaciuta, però diceva: Sergio, metticela un po' di luce in più, che dopo tutto non la paghi mica tu. Da che tipo di carriera è iniziata? Beh, si spera una lunga carriera. Assolutamente. Però devo dire che è stato un bel inizio, già era iniziata qualche piccolo passo per me, però Pezzi Unici è stato un grande passo importante, e poi soprattutto per il lavoro che abbiamo fatto, per i temi che abbiamo trattato, e quindi anche umanamente è stato costruttivo. Io sono contento di quello che ho fatto, perché nonostante il lockdown, la giovane età, sai, per i giovani attori è un momento anche difficile, sì, per chi vuole iniziare, però io sono felice perché ho finito, dopo aver finito questa serie con Cinzia, che è stata una delle esperienze secondo me più belle che ho fatto, perché c'era Sergio Castellitto, uno secondo me dei più grandi attori italiani che abbiamo, ho avuto la possibilità di lavorare per altre realtà, e quindi mi ha dato uno sguardo sul panorama italiano molto molto bello, cioè mi ha dato la possibilità anche di lavorare con gente diversa, ho lavorato con Alessio Boni poi per un'altra serie, quindi sono stato veramente veramente felice. E siamo arrivati come ogni lunedì all'ampia pagina dedicata allo sport. Apriamo però con il ciclismo, perché insomma l'Abruzzo ieri ha vissuto la prima delle due tappe del Giro d'Italia, ha vinto il portoghese della Education First Ruben Guerreiro su Jonathan Castroviejo della Ineos. Qualche difficoltà nel finale per Vincenzo Nibali, mentre l'altro portoghese João Almeida conserva la maglia rosa. Domani frazione di 170 km da Lanciano a Tortoreto. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Va al portoghese Ruben Guerreiro la tappa numero 9 del Giro d'Italia, con partenza da San Salvo e arrivo sulla Remogna, prima delle due frazioni che riguarderanno la nostra regione e che vedrà domani il gruppo ripartire da Lanciano per arrivare a Tortoreto Lido. Dopo 5 ore e 41 minuti con condizioni meteo assolutamente poco confortevoli, il lusitano della Education First ha avuto la meglio sullo spagnolo della Ineos Grenadier Jonathan Castroviejo, due degli attaccanti di giornata che il gruppo ha lasciato arrivare sul traguardo in una giornata senza troppi scossoni di classifica, ma che ha visto negli ultimi metri
quando Guerreiro stava già festeggiando il successo, la piccola defiance di Vincenzo Nibali, che non è riuscito a tenere le ruote di Wilco Kelderman e Jakob Fuglsang, due dei principali rivali in classifica del siciliano, arrivato rispetto al duo a 19 secondi con Kelderman che consolida la seconda piazza a 30 secondi dal primato in graduatoria e con il danese della Stana che si avvicina allo stesso Nibali. Tra loro il corridore della Trek Segafredo anche Rafa Umaika, nessun problema per l'altro portoghese invece João Almeida, che conferma sulle sue spalle la maglia rosa simbolo del primato, e con Guerreiro che complice anche i punti sul traguardo, che era anche GPM, sfila quella azzurra di miglior scalatore a Giovanni Visconti della Vini Zabù. In classifica terza posizione per Peio Bilbao, mentre Nibali è quinto a 57 secondi aspettando la terza e durissima settimana. Bella prova invece l'ennesima per l'australiano della Sunweb Jay Hindley, con un recente passato in Abruzzo nell'Aran guidata da Umberto Di Giuseppe e che dopo l'affermazione nel 2016 al Gran Premio di Capodarco sta diventando sempre più uomo da grandi corsi a tappe nonostante i soli 24 anni. Come detto, oggi giornata di riposo in Abruzzo per la carovana, domani tappa di 170 km, tranquilla all'inizio ma movimentata alla fine, perché la parte conclusiva vedrà il passaggio a Tortoreto Alta, Gran Premio della Montagna, prima dell'altro GPM a Colonnella e poi passando da Controguerra alla discesa di nuovo sul lungomare di Tortoreto. Non una frazione per veri e propri sprinter, ma che potrebbe vedere ancora qualche piccolo assestamento di classifica prima della terza e decisiva settimana. Adesso apriamo la pagina dedicata al calcio con una notizia che riguarda il Pescara, perché il Covid entra anche nella rosa del Delfino. Dunque il primo giocatore positivo nel Pescara è Bellanova, come ufficializzato sul sito ufficiale della società biancazzurra. Il Delfino Pescara ha comunicato di essere stato informato dalla FIGC che Raul Bellanova, terzino in forza alla squadra di Massimo Oddo, è attualmente impegnato con la nazionale Under 21 e risultato positivo al Covid-19, giocatore in isolamento nelle strutture sportive di Tirrenia e in attesa del secondo tampone, come leggiamo anche dal post pubblicato sui social proprio dal giocatore, che informa anche di stare bene, di essere asintomatico in isolamento. Dunque queste le notizie purtroppo non positive per il Pescara, perché Bellanova sicuramente salterà la gara di sabato all'Adriatico contro l'Empoli. Andiamo avanti, adesso ci occupiamo di Serie C. Secondo successo in tre gare di campionato per il Teramo, che passa al Veneziani di Monopoli grazie ai gol di Ilari e Costa Ferreira nel primo tempo. Nel finale l'unico neo, il rosso diretto rimediato da Diakité. Sentiamo il servizio di Ania Cantagalli. Un altro segnale in controtendenza rispetto alla passata stagione arriva dal Veneziani di Monopoli. Il Teramo batte 2-0 i biancoverdi e centra la prima vittoria esterna del campionato, dando continuità al successo contro il Palermo ed il punto di Bari. C'è Iotti nel Teramo a sostituire l'infortunato Piacentini, convocato ma che finisce in tribuna vittima di una elongazione, assenza che si somma a quella di Soprano, sempre in retroguardia. Bonino va invece in panchina e non entrerà. Da sponda Monopoli, Scienza lancia a Mario lungo dal primo minuto accanto a Starita nel consueto 3-5-2. Il Teramo bissa la partenza lampo di Bari, va subito in pressione sugli avversari e passa anche in vantaggio. Se al San Nicola era stato bombaggio ed inventarsi la rete, questa volta i biancorossi da calcio d'angolo vedono Pozzer uscire e non trovare il pallone, con Ilari che ringrazia e deposita di testa comodamente in rete. La risposta del Monopoli è in un tiro alto dell'ex Paolucci, che non inquadra lo specchio della porta al sesto minuto di gioco. Di fronte alle difficoltà dei padroni di casa, il diavolo passa ancora le vie di fatto. In contropiede Bombaggi porta avanti il pallone ed è bravo a vedere Costa Ferreira da solo in area. Lascia la sfera al centrocampista portoghese, che di destro firma il 2-0 per il Teramo. La vera occasione per il Monopoli arriva al 26esimo. Dagli sviluppi di una rimessa con le mani, Marilungo serve Piccinni, che chiama Lewandowski all'intervento in calcio d'angolo. Il Teramo sfiora però il triste qualche istante dopo al 34esimo, con Bombaggi che serve Pinzauti, ma Pozzer in uscita gli chiude lo specchio della porta. Il Monopoli perde Giosa al 39esimo per un problema muscolare, con Bastrini che ne prende il posto. Prima di rientrare negli spogliatoi c'è solo il tempo di vedere Costa Ferreira non inquadrare la porta dalla distanza. La ripresa si apre con un altro cambio forzato per il Monopoli, che perde Tazzer per un altro problema muscolare. Al suo posto Scienza manda in campo Antonacci.
Bombaci. Al 19esimo è ancora il Teramo a rendersi pericoloso quando Bombaci ispira Pinzaguti a centroarea, che trova il pallone in acrobazia ma non la deviazione vincente. Scienza si gioca gli ultimi cambi a disposizione, non riuscendo però a destare i suoi. In una gara completamente in controllo di Achite, rimedia a 2 minuti dal termine il rosso diretto per un fallo sull'ex Samele, vicino a rubargli il pallone nei pressi dell'area di rigore. Il calcio di punizione che ne scaturisce, battuto da Giorno, finisce lontano dallo specchio della porta. È l'ultima occasione degna di nota dell'incontro. Il Teramo porta a casa 3 punti importanti, ma domenica prossima Paci dovrà inventare la retroguardia per l'espulsione di Diachité e di problemi fisici di Soprano, Piacentini e Celentano. Ora la Serie D, una rete su rigore di Manuel Pera permette alla Recanatese di violare il Fadini di Giulianova con i padroni di casa che reclamano un calcio di rigore per un presunto fallo di Donzelli su Barlafante. Vediamo il servizio. Nella sfida tutta giallorossa del Rubens Fadini, la spunta alla Recanatese di misura grazie ad un rigore realizzato da Pera alla mezz'ora del primo tempo. Per quanto visto in campo, il Giulianova, privo di Danna, Paudice, Ravanelli e Balducci, avrebbe almeno meritato il pareggio. Prima emozione della gara al secondo minuto con un contropiede dei locali finalizzato da Barlafante, che in area mette però il pallone di un soffio al lato. Aggressiva la squadra del presidente Bartolini, con i marchigiani costretti a non scoprirsi. La squadra di Federico Del Grosso cerca di fare la partita, attaccando però con raziocinio e senza scoprirsi. Tacquini che restano però quasi immacolati per il match, equilibrato e privo di spunti di rilievo, visto che il gioco ristagna soprattutto nella zona di centrocampo. Si fanno preferire i padroni di casa, ma di azioni da rete neanche per sogno. Bisogna così attendere il 29esimo, quando Mariani atterra in area Pezzotti, che lo aveva superato per vogliacco di Bari. Ci sono gli estremi del rigore che Pera trasforma con freddezza, regalando il vantaggio alla sua formazione. Doccia gelata per i locali sotto, ma che cercano di reagire, fallendo poi una ghiotta occasione al 31esimo minuto con Antonelli, che in aria mette la sfera sopra la traversa. Cerca di attaccare l'11 giuliese, ma la manovra di Amadio e compagni è piuttosto confusionaria. Al 43esimo Antonelli riesce a mettere un pallone a centro area per Mitta, che non riesce invece ad intervenire e ad impattare con la sfera. Tutto qui il primo tempo con il parziale di metà gara di 0-1. Nella ripresa si riparte con il Giulianova alla ricerca del pareggio. All'8° pasticcio della difesa leopardiana, con Antonelli che non riesce ad approfittarne, trovando la risposta di De Chirico. Al 14esimo si vede la Recanatese con un tiro violento di Pezzotti, che manca di poco il bersaglio. Le squadre si allungano e così poco dopo c'è un'opportunità per i ragazzi di Federico Del Grosso, con Antonelli che in area mette clamorosamente fuori. Il match resta in bilico, anche se al 19esimo gli ospiti trovano il raddoppio con sbaffo, ma la rete viene annullata dal direttore di gara per un fallo dello stesso giocatore marchigiano. Al 21esimo esce Mitta e c'è l'esordio in casa Giulianova di Pedalino. La gara resta in bilico con le proteste giuliesi al 25esimo, quando Barlafante cade in area ospite, e con il direttore di gara che lascia però proseguire, andando poi ad estrarre il cartellino rosso al tecnico giuliese Federico Del Grosso. Gara che si scalda con gli ospiti a difendere il vantaggio di misura al cospetto degli abruzzesi, che attaccano con generosità e che si rivedono con un gran tiro di Cipriani al 35esimo, ma il giocatore del Giulianova non riesce ad essere preciso nella conclusione. Si arriva così negli ultimi 10 minuti di partita con Pedalino che al 41esimo di testa mette alto prima del forcing finale, tanto generoso quanto improduttivo per il Giulianova, che perde la seconda gara casalinga della stagione ad una settimana dalla trasferta di Tolentino. Successo per 2-1 del Pineto, che tra le mura amiche regola il Vasto Girardi grazie ad una grande prova del giovane Verdesi, autore di una rete e di un assist. Il servizio di Roberta Di Sante. Primi 3 punti tra le mura amiche per il Pineto, che supera di misura il Vasto Girardi 2-1 grazie alla rete decisiva di un giovanissimo Verdesi, oggi particolarmente in palla. Nel 4-2-3-1 iniziale di Amaolo mancano Della Quercia infortunato e gli acciaccati Pepe, Tomassini e Palumbo partono dalla panchina. Spazio a Sabatini e Salvatore in difesa, mentre Esposito agisce alle spalle di Olcese, terminale offensivo. Conferma il 4-4-2 anche negli uomini, Prosperi che si affida all'estro di guida alle spalle
spalle della coppia d'attacco Mercai-Camarà. Primo tempo equilibrato con i biancazzurri locali che approcciano bene alla primavera occasione e passano in vantaggio al quarto. Gran bella intuizione di Verdesi che calcia a rientrare dalla destra mettendo in apprensione la difesa ospite. La sfera ribattuta arriva Dolcese che raccoglie e deposita il piattone in fondo al sacco per l'1-0 locale. Dura pochi minuti però il vantaggio biancazzurro perché al 13° gli altomolisani pareggiano al termine di un'azione insistita con Guida che si ritrova da solo davanti a Mercorelli e lo fredda con un preciso diagonale. La gara è godibile, agonisticamente combattuta tra le due squadre che si annullano a vicenda senza creare grandissime occasioni al di fuori di quelle vincenti. Alla mezz'ora matura il nuovo vantaggio biancazzurro, percussione di D'Angelo che cambia gioco sulla destra per Bugaro, lo scarico al limite dell'area per il classe 2002 Verdesi che con una gran conclusione supera Guerra e fa 2-1 in una giornata da incorniciare. Nel finale di primo tempo i biancazzurri rischiano sulla girata in area di Mercai, ma Mercorelli è pronto e chiude sul primo palo spedendo in corner. Nella ripresa Pineto subito pericoloso all'8° quando Nicolao tra i migliori pennella in area il traversone per Esposito che raccoglie sulla destra ma spara al lato e reclama il corner. Ancora Pineto al 20° si fa vedere con una punizione defilata di Nicolao, provvidenziale l'anticipo della difesa sul neoentrato Ciarcelluti ben appostato sul primo palo. 7 minuti più tardi si fa pericoloso il Vasto Girardi nel tentativo di recuperare le sorti del match. Guida se ne va sulla destra e calcia da posizione defilata costringendo Mercorelli ad alzare in corner. Sugli sviluppi del calcio dalla bandierina gli ospiti reclamano per un presunto fallo di mano in area ma il direttore di gara fa proseguire. Stessa decisione per Romaniello di Napoli anche al 35° quando a reclamare è invece il Pineto che lamenta un tocco di Raucci. La girandola di cambi per i due tecnici non porta a sostanziali pericoli. Il Pineto sembra poter controllare la gara e il Vasto Girardi non riesce ad essere incisivo sotto porta. Ci si affida così alle conclusioni dalla distanza come la gran bordata di Ruggeri al 41°. Mercorelli non riesce a bloccare e si salva come può. Ma è il Pineto ad avere a tempo scaduto l'occasione più ghiotta in contropiede con Tomassini che servito da Esposito calcia addosso a Guerra. Proprio prima del triplice fischio tegola per il Pineto con Ciarcelluti che commette un'ingenuità a centrocampo e si fa espellere. Rosso diretto per l'attaccante che salterà così il derby di domenica prossima all'Aragona di Vasto, primo stop stagionale invece per il Vasto Girardi che torna a casa a mani vuote. Un gol di Melara nel secondo tempo condanna la Vastese alla sconfitta sul terreno di gioco di Fiuggi. In attesa del ricorso presentato per la gara di domenica scorsa contro il Giulianova, i biancorossi di Massimo Silva restano fermi ad un punto in classifica. Il servizio di Stefano Recanati. I teloni posizionati 24 ore prima del fischio d'inizio hanno scongiurato il rinvio della gara. Al Capo i Prati si gioca sotto una pioggia battente. Fiuggi Vastese, incocciati punta su Acosta e la velocità di Bittai e Basilico in avanti. Assente sorgente per squalifica in casa Vastese, il tecnico Silva inserisce Diallo sulla corsia di sinistra mentre in avanti con Calabrese c'è Guarracino. Parte dalla panchina il nuovo arrivo Martiniello. Su un campo reso pesante e scivoloso per via della pioggia, la prima occasione di marca ospite con Valerio che al 4° raccoglie un pallone girato dalla sinistra e con il mancino prova la conclusione a giro con la sfera che non inquadra lo specchio della porta. Primo tempo di grande compattezza per la Vastese e lo dimostra la difficoltà in fase offensiva della formazione fiuggina poco pericolosa dalle parti di Rienzo. Al 28° si rivede ancora la Vastese con Corcione, il 10 abruzzese si inserisce bene tra le linee arrivando a tu per tu con Spadini che però è bravo ad uscire con i tempi giusti e salvare i suoi. La sfera arriva sui piedi di Calabrese che viene atterrato al limite dell'area di rigore guadagnandosi una punizione pericolosa. L'esecuzione è affidata a Obodo che calcia bene ma è altrettanto bravo nella risposta Spadini. Passano 2 minuti e sono i padroni di casa a farsi vedere con l'attaccante Acosta ma il tiro dell'ex agnonese è debole e centrale per impensierire l'estremo ospite. Fiuggi più determinato nella ripresa e si vede subito al 2° minuto quando Pablo Acosta anticipa di testa l'uscita avventurosa di Rienzo ma la sfera finisce la sua corsa fuori dai pali. Passano 4 minuti ed è Bittai ad aprire il gas sulla sinistra. L'ex della gara riesce a saltare anche il portiere, ma poi non inquadra lo specchio.
All'ottavo cambia il risultato ed il merito è del neo entrato Melara. L'ex Juve Stabia sulla destra chiede ed ottiene il triangolo e poi con il mancino disegna un arcobaleno che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Incassato il colpo, Lavastese al dodicesimo si fa vedere in avanti con Guarracino, partito sul filo del fuorigioco, che riesce a trovare il tempo della stoccata, ma viene deviata in angolo. Sulle ali dell'entusiasmo il Fiuggi al ventesimo viene avanti con Rizzitelli. Il terzino Frusinate è bravo a farsi spazio tra le maglie bianche ospiti, ma il suo traversone teso viene messo fuori dalla difesa. Massimo Silva manda in campo anche l'ultimo arrivato Martiniello, ma il tiro va ancora a Guarracino al ventottesimo, ma il 9 anche in questa occasione pecca di precisione. Lavastese ci prova in tutti i modi e nel secondo dei 5 minuti di recupero ha la grande occasione del pareggio quando proprio Martiniello riesce a girare di testa, ma nessun compagno di squadra è pronto a spingere il pallone in rete. Finisce così con la vittoria del Fiuggi che bissa il successo contro il Matese, mentre per la squadra di Silva domenica è ancora derby contro il Pineto. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per averci seguito, il prossimo aggiornamento è alle ore 19, vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera con la trasmissione replay alle ore 21, grazie ancora e buona giornata.